macchina del zio Tony, senza Tech né Cooper Tony. Vedete, passiamo la vita a pensare al futuro, a cercare di garantirlo ai nostri cari. Passiamo la vita cercando di indagare su profezie e proiezioni per vedere, per sapere come sarà questo benedetto futuro. Poi nel momento in cui lo raggiungiamo, perché lo raggiungi sempre, anche se poi ti sfugge, ecco che abbiamo l'ossessione di perdere il senso del passato. Una casa del 1700, con dentro una grandissima collezione di oggetti appartenuti a persone, a un popolo, a un paese, quello di Peveranza, che ci ricordano com'era la storia di questa terra e che ci fanno capire di come non scada la colonna vertebrale del tempo. E chissà, c'ho in fondo al bra, che vita ve specia quando perdi il cancel. È una casa del Settecento, per noi è proprio uno scrigno di ricordi, una raccolta vastissima di oggetti, proprio di tradizioni dell'epoca. La proprietaria ha voluto conservarla così proprio per tramandare la storia della famiglia e anche delle nostre tradizioni. Facendo parte di un gruppo che dipinge la Tavolozza, noi abbiamo pensato di fare testimonianza anche per le vie del paese con dei pannelli. La nostra penna e il pennello, abbiamo detto, trasmettiamo la storia dei vecchi mestieri di questa nostra, di questo nostro paese, questa nostra zona. Quindi 30 pittori del nostro gruppo hanno deciso così di rappresentare i vecchi mestieri, le nostre tradizioni attraverso dei quadri che sono appesi per le vie del nostro paese di Peveranza. Velanda de Carogna de Lavanda. La storia può anche abbellire un paese. Pandora che bruta il vas, e il curaci che l'emin del nas, tatuaci come maori, ma nostalgia dell'uratori, semitraghi del fast food, travesti de Robin Hood, i stregoni della borsa e architetti. Questo è il nostro studio dove noi ci incontriamo per dipingere da diversi anni. Siamo, diciamo, un ramo della Proloco. Tutti i nostri pannelli nascono da qui con la nostra passione. Noi qui mettiamo sulla tela le nostre emozioni, ciò che la nostra storia ci fa sentire dentro di noi, ciò che vogliamo trasmettere, proprio, ecco, i valori della nostra cultura. Mi lasci ben, ma sei come castello su dai nostri paltò.